Benvenuti a TG360, l'informazione flash a cura della redazione di RTU Aquesio. Monia Ferracchiato oggi alla presentazione delle cantine di San Martino di Fossato di Vico in doppia veste, sia come vicepresidente del GAL, sia ovviamente come sindaco del comune di Fossato di Vico. Partiamo dal GAL, perché questo è un altro degli eventi che ha avuto il supporto fattivo proprio del GAL, vero? Sì, è uno tra tanti eventi che ha avuto il supporto in merito alla sponsorizzazione. Tutto questo è in linea proprio con le linee programmatiche del GAL, che si ripropone appunto il GAL, cioè quello di far emergere le manifestazioni che avvengono nei piccoli borghi e di farle conoscere il più possibile, per far sì che questi piccoli borghi ritornino a rivivere. Adesso parliamo da sindaco. Le cantine di San Martino l'anno passato, per la concomitanza purtroppo degli eventi sismici, ha avuto un anno di stop, però cominciano ad avere qualche anno e sono ormai una tradizione consolidata. Beh sì, l'anno scorso, a causa del sisma che si è verificato proprio a ridosso dell'evento, abbiamo deciso di sospenderlo. Le cantine di San Martino ormai dal 1996 che hanno preso vita, per cui sono diversi anni, più di 20 anni. Il punto centrale delle cantine è appunto la gara del vino e dell'olio. Infatti ci sarà una gara di prodotti tipici del luogo relativa all'olio novello e al vino novello. Dopodiché questi prodotti tipici potranno essere assaggiati e degustati nella taverna centrale oppure per le vie del centro storico di Fossato, perché la serata sarà allietata da musica e anche da quelli che sono i cibi tipici di San Martino, vale a dire castagne e vale a dire appunto vino novello. Saranno aperti anche tutti i punti di interesse culturali e per cui io spero che le persone verranno a visitare la nostra Fossato di Vico. A chi è delegata l'organizzazione di questa giornata? Ma io mi sento orgogliosa di essere il sindaco di una comunità così attiva e così attenta al territorio. L'associazione che organizza è l'associazione Medioevo Fossatano, che è la stessa che organizza la festa degli statuti insieme al comitato di frazione di Fossato di Vico. È un'unione e diciamo una collaborazione molto importante che vede coinvolte anche altre persone che sono, diciamo, non fanno parte delle associazioni, ma che comunque al titolo di volontariato si prestano per, diciamo, per far vivere il territorio. Questo a me fa molto piacere, perché comunque attraverso la loro collaborazione riusciamo a sponsorizzare quelli che sono i prodotti tipici del territorio. Onorevole Giulietti, quanto è importante rivitalizzare anche questi piccoli centri di cui la nostra regione è ricca? Beh, è fondamentale per l'Umbria, perché iniziative come questa significa rendere vivi alcuni piccole realtà, che poi sono piccole in numeri ma che diventano fondamentali dal punto di vista ambientale, naturalistico, culturale. Quindi mettere insieme l'enogastronomia, quindi i nostri prodotti, l'olio, il vino, facendo conoscere i borghi della nostra regione, significa valorizzare un po' l'Umbria nel suo complesso. Del resto questa è la mission anche del GAL e anche ovviamente della regione. Aggiungo che per la prima volta il Parlamento ha approvato una legge sui piccoli comuni, individuando anche risorse, 100 milioni che sono limitate, ma è un inizio straordinario, della prima volta dopo anni e anni di rimando che è stata approvata una legge. Quindi investire nei piccoli comuni significa investire un po' nella qualità della vita e nella qualità dei nostri territori. Su questo credo che le istituzioni tutte insieme dovranno impegnarsi di più. Con il presidente di Medioevo Fossatano trattiamo un po' le fasi salienti della giornata delle cantine di San Martino dell'11 novembre. Sì, diciamo innanzitutto che l'edizione 2017 è organizzata dall'associazione Medioevo Fossatano insieme al capoluogo, al comitato di frazione di Fossato Capoluogo, e l'edizione inizierà alle ore 16:30 con la classica gara del vino novello e del vino d'annata e dell'olio nuovo, che si terrà presso il teatro comunale di Fossato di Vico, ed è una gara molto sentita perché vede tutti, diciamo, i viticoltori e gli olivicoltori della zona contendersi in questo speciale primato. Poi diciamo alle 19 ci sarà l'apertura della manifestazione con gli sbandieratori, con i tamburini di Fossato di Vico, che sfileranno per, diciamo, le vie del centro storico di Fossato, e alle 19:30 diciamo sotto le rughe ci sarà l'apertura, diciamo, delle cantine e dei punti di ristoro, mentre sui locali denominati le carceri e il forno ci sarà diciamo una cena su prenotazione che è organizzata appunto dal comitato di frazione di Fossato Capoluogo.
E sotto le rughe invece poi dalle 20:30 ci sarà musica dal vivo con alcune band, i Mill Project Band e i The Osprey Dream, mentre alle 21:30 ci sarà anche una particolare gara che è quella del Man vs Food. Questo qui è il programma per l'edizione di quest'anno, ecco. Grazie. Andrea Smacchi, consigliere regionale, ospite qui oggi alla presentazione dell'evento Le Cantine di San Martino. Un evento importante che però diciamo così, la scusa per far conoscere anche queste piccole realtà della nostra regione, vero? Sì, assolutamente, è un'occasione straordinaria per far conoscere Fossato di Vico, per far conoscere il paesaggio, per valorizzare questo borgo che nel tempo, anche grazie a eventi di questo genere, è sempre più frequentato da turisti. Noi come regione cerchiamo di dare una mano a queste iniziative, a queste manifestazioni, ma non solo. Abbiamo dato 160.000 euro per la risistemazione delle mura urbiche, abbiamo messo a disposizione risorse importanti anche per il tragitto dell'ex ferrovia che diventerà una pista ciclabile da Fossato di Vico passando per Gubbio fino a Monte Corona. Quindi investiamo sul turismo, investiamo in queste manifestazioni proprio perché crediamo nella rivitalizzazione e nella valorizzazione di questo nostro fantastico territorio. Con questo è tutto, TG360, l'informazione flash a cura della redazione di Arretti Acquesio torna puntuale tra un'ora.